Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo su Farming Simulator 22 nella mappa The Valley, The Old Farm. Allora, innanzitutto andiamo avanti un po' con le lavorazioni. Mi restava l'ultima cosa da fare. Te pareva? L'ultima cosa da fare che era quella di recuperare un ballone, butta qua, di paglia per la produzione di ortaggi lì che abbiamo. Come sempre, prima di continuare con il gameplay, io vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni su dei milioni like, commentate, condividete giù in descrizione tra tutti i link. Non dovrebbe andare dentro, vero? Per seguirmi e supportarmi, e vi ringrazio molto bene. Allora, devo portarla là dentro, ma meglio che per evitare problematiche contrastanti andiamo a buttarla dentro a mano per evitare qualsiasi spreco. Qua, vero? Che ne so io. Eccolo! Eccolo che parte. 50.000 litros di paglia vuole. Vabbè, se lo fa bastare così. Come vedete, la produzione è in funzione molto bene. L'unica piccola serra che abbiamo portata a 10 per cui è già subito vendita senza neppure pensarci troppo. Allora, cosa facciamo oggi? Abbiamo tutti i terreni da sistemare perché nel gameplay precedente non so neanche se sì, li avevo analizzati tutti, però sono tutti da arare, non tutti, ma due sicuramente. E calceviva, cose varie, per cui io direi di andare a marzo al punto di svolta e lì vediamo un po' il da farsi perché così nel frattempo magari esce qualcosa di carino e me lo calappio io, così ci prepariamo bene per la prossima stagione. Comunque qua vedo che l'acqua e la paglia vanno giù molto fortemente. Vabbè, ci vediamo a marzo a sto punto, 2 mesetti ed è fatta. Vendite non credo ce ne siano, esatto, perché abbiamo venduto tutto direttamente tempo fa. Molto bene. Allora, molto bene, sono arrivato a marzo, il budget è un po' aumentato grazie alla vendita dei prodotti della serra. Ora non so benissimo, molto benissimo, malissimo, benissimo se il terreno ad erba a che stadio è, perché sì, sarebbe anche pronto lui volendo, però erba per il momento non ne uso molta. Qui abbiamo l'acquisto del gameplay precedente, la botte di serbo e credo che mi porterò via un attrezzino per arare per forza. Allora, qua in offerta c'è un trattore, va bene, ne abbiamo già uno di Valtra purtroppo e non ne prenderò un altro. Vediamo se mi dà qualche aratro carino. Puntiamo sempre al solito per non avere problemi e per forza perché aratri c'è questo, arriviamo a 6,5 e si va. Forse sarebbe il caso di acquistare vabbè, prossimamente andiamo a casa. Allora, credo che la botte tanto possiamo parcheggiarla qua sotto. Ottimo. E il nostro coltivatore lo andiamo a provare. E volevo capire se avevo una zavorra qua a casa. Mi sembra di averla vista da qualche parte, una zavorra. Fammi dare un'occhiata in giro e poi andiamo sul terreno. Ci sono due terreni principalmente da tirar giù, però altri due sarebbero da seminare nel frattempo. Fatalità, sarebbe il caso di seminarli nel frattempo. Vabbè, facciamo partire l'aratura.
e poi vediamo come sistemare la semina. Dovrebbe arrangiarsi. Ci sono anche i sassolini poi da tirar su. Vabbè. E seminatrici zero, per cui finché non ne vedo una a noleggio, no, in vendita la andiamo a noleggiare, usata intendevo. Per noleggiare qualcosa che possa andare bene per sempre, vabbè, non importa, costa parecchio. Vabbè, a posto. E zio, lasciamo stare, vabbè, mettiamo il courseplay, che ho capito che per un campeto qua. Molto bene, molto bene. Un trattore. Qua siamo a posto. Eccoci qua. Naturalmente mi manca tutto, fertilizzante, semi. Per cui grandi sacchi. Andiamo a prendere un po' di cosette. Intanto compriamo. E calciviva, calciviva, fertilizzante. Ottimo, riusciamo già a caricarci da qui, sì. Allora, arrivati al terreno, però mi sa che ho fatto un errore perché il pH. Devo sistemargli il pH volendo o nolendo, nolente o dolente. Dobbiamo fare questa lavorazione qua. Vediamo se c'è mezzo posto qua per mettere il rimorchio. Allora, sono arrivato al negozio, però mi manca naturalmente lo spargifertilizzante. Ci prendiamo il solito bestione qua. Sì. Perfetto, che almeno ho qualcosa in più. Allora, 25 millilitri di calce. Ottimo. C'era uno bloccato, ma vedo che si arrangia. Eccellente. Allora, ho caricato tutto e forse anche un po' di più. Adesso devo andare sui miei terreni e da qua è un po' lunghetta, eh. Vediamo un attimo fra quanto ci arriverò. E se ci arrivo con tutti i sacchi più che altro, perché è quello che mi interessa. Ok, sono giunto in farm. Lì c'è anche un altro ingresso, ho notato. E passiamo subito calciviva dappertutto, in teoria. È inutile che stiamo qua a controllare se ci vuole o non ci vuole. In teoria ci vuole ovunque. Il problema è che ho i sassi io. No, prima devo andare a sistemare il terreno, quello da seminare. Allora parto subito perché sennò non ci siamo. Credo che ce ne vorrà anche un bel po' qua di calceviva, occhio. Sì, dai, che stiamo andando anche bene. In velocità, sì, perfetto. Qua bisogna capire cosa seminare adesso, perché frumento e orzo basta. Allora, per quanto mi riguarda, per la semina posso seminare anche il cotone volendo, oppure facciamo che andiamo ad aprile, voilà. Sì. A parte questo disgraziato che combina solo guai. Possiamo andare ad aprile che allora semino con più facilità qualcosa. A parte ormai che la seminatrice. Vabbè, la seminatrice ormai pagherò un mese di noleggio in più, ma non importa. Allora, abbiamo raggiunto un buon livello di sicurezza, però rimane sempre il fatto che sono un po', sì, borderline qua con
con la semina. Vediamo, dai, cosa si può fare. Allora, io direi di seminare avena intanto. Sì, non è che intanto mi fa la paglia lo stesso. E poi seminiamo il sorgo. Molto bene. E qua cominciamo a seminare. Questo ha terminato? No. Perfetto. Allora, volevo capire, ma qua ci sono i sassi? No, per fortuna. Ok. Allora, devo raccogliere i sassi. Questo si è bloccato in completo panico. Per fortuna sono qua. Adesso sistemiamo i sassi. Per forza. Eccellente. Vediamo se riesco a ricaricarmi nel frattempo. Allora, ho messo un po' di assistenti al lavoro. Come potete vedere, qua abbiamo quasi finito, anzi abbiamo finito praticamente. Qua stiamo andando bene, ottimo. Qua abbiamo concluso, possiamo anche chiudere e tornarci, anzi non chiudere, ma dobbiamo sistemare. Devo trovare la soluzione per i sassi, e l'unica soluzione è passare il raccogli sassi per forza. Non posso farci altro. I terreni che dovevo arare li ho arati. C'è tutto da fare, un lavoro comunque. Sì, non è che sia che necessiti di tutta sta fretta, perché comunque la seminatrice è alle prese col suo terreno, per cui fin lì posso arrivare. Per cui con calma facciamo tutto oggi, non ho questa fretta. Allora, nelle offerte purtroppo non c'è niente, e direi ancora di andare avanti col noleggio. Allora, parto subito da questo, così se lo lavora. Questo è bloccato, ma va bene, vediamo di recuperarti un pochino. Perfetto. Sì, qua va alla grande. Già che ci sono, visto che dobbiamo cominciare a mettere giù qualche produzione, perché sennò, come sempre, siamo messi malino. Non ricordo mai se è questa quella carina, visto che abbiamo uno spiazzo qua. Direi di procedere con se non dovrebbe dar fastidio qua, uno e la calce viva. Sassi no, ce n'era uno di più furbetto. Che era questo? Questo lo piazziamo da qualche parte qua. Sì, molto bene. E in più questo voleva anche l'acqua, che come sempre piazziamo lì. Qua sta andando bene, qua sta andando, non lo so, si arrangerà, tanto c'è il cosplay. Novità in gioco non ne vedo. Mi servirebbe un trattore, sì, non ho i soldi, anche no. Devo aspettare soltanto che il tutto si completi. Allora, effettivamente non c'erano molti sassi comunque, devo dire. Forse bastava il rullo. Però ecco, per non sapere cosa fare è meglio così. Almeno mi tolgo il pensiero, i sassi non ci sono più. Grandi o piccoli, va ben così. Perché sennò è un dilemma. Ho già recuperato il lavoro lì per sul terreno che c'era ad erba, ex terreno ad erba. Volendo salta fuori un nuovo terreno, volendo, però sto notando che comunque stiamo andando un po' oltre, perché mi mancano i macchinari
per fare i lavori. Allora, l'altro terreno è questo e poi siamo a posto e dovrebbe arrangiarsi qua, non dovrebbe avere problemi. In teoria fra poco dovrei finire anche la semina, in teoria. Sì, devo capire. Ho uno, no vabbè, questo neanche lo conterei io. Comunque vabbè, 1, 2, 3 terreni. C'è il 60 che è un bel terreno, eh. E sarebbe anche fattibile prenderlo, perché costerebbe 295.000 euro. Sbaglio o hanno abbassato i prezzi? Sì, hanno abbassato i prezzi. C'è stato l'aggiornamento di mappa e vedo che hanno abbassato i prezzi. C'è il cotone qua sul 61 che è in crescita. E il 64 mi sembra però che non produca molto. Il 61 è un bel terreno. Il 52, anche il 52 è in crescita e c'è cotone. Potrei fare il colpaccio e prendere 61 e 52. Sì, cavoli, però stiamo andando giù parecchio coi terreni, devo dire. Allora, i due terreni a cotone che dovremmo vedere più avanti, per il momento non necessitano di nessuna coltivazione, cioè erbaccia o niente o altro, ci sono solo le analisi. Perfetto. No, devo dire che per il momento sta andando bene. Allora, devo dire che questo ha finito il lavoro, un po' così così. Vabbè, vediamo un attimo se in due minuti, due secondi proprio. Credo che a Calceviva siamo messi bene, nel senso che ho finito in teoria. A parte i due nuovi che ho preso, ma dovremmo esserci, si spera. Allora, volevo capire adesso qua seminiamo sorgo. Perfetto, eccoci qua, pronti via. E qua stiamo andando bene, sì. Stacca lì e andiamocene, che devo prendere la botte per caricare lo zietto lì. Nel frattempo, vedete, avevo già portato della paglia perché naturalmente l'andare del tempo mi ha un po' ostruito il lavoro. Allora, sto andando avanti con le lavorazioni, però sto notando che comunque servirebbero due giri perché continuano a bloccarsi e poi il lavoro non viene eseguito molto, molto bene, eh. Hanno delle grosse difficoltà. Vabbè, comunque, prossimo giro. Finché trovano la siepe, ok, ma poi quando cominciano a trovare la recinzione si bloccano. Allora, con i sassi sono riuscito a concludere, ci sta volendo un bel po' per far tutto, perché è stato un errore quello di fare un giro solo, torno, mi sta richiedendo più tempo di quello che posso dare, purtroppo. Vabbè, comunque qua abbiamo finito, adesso che lo so, due giri dappertutto. Beh, finito, per modo di dire, abbiamo finito. Qua le cose stanno andando un po' per le lunghe. Pensavo di finire tutte le semine in questo gameplay, invece lo stiamo un po' tirando. Perfetto, e qua ho concluso finalmente. Ok, allora avevo detto che non avevo detto una mazza, non avevo detto o seminiamo mais. Sì, seminiamo mais, tanto
qualcosa bisognerà devo seminare, è meglio che due, facciamo anche tre giri, voilà. Così non ha difficoltà. Molto bene, questo è un bel campo di mais, anche ne esce ottimo. Qua abbiamo concluso, vado a scaricare i sassi, vabbè, quei pochi sassi che ho tirato su nel macchinario, e poi siamo messi bene, devo dire, Non so, forse io credo che tra un po' mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni su, dei milioni like, commentate, condividete, e giù in descrizione ho tutti i link per seguirmi e supportarmi, e vi ringrazio. A parte che non mi ricordo, ma forse avevo già messo dentro dei sassi, li avevo già acquistati. Esatto, vabbè, non importa. Basterà andare avanti un attimo. Qua è il Valtra, poverino. 405. Il nostro invece è 230. Vabbè, lo facciamo bastare per il momento, perché a parte che soldi non ce ne sono. Vediamo se vado avanti un pochino. Forse non l'avevo messa in funzione. Esatto, è ovvio che avrebbe già consumato parecchio, esatto, difatti, come si voleva dimostrare. Questa per il momento resta qua. Qua sta arrivando, non lo so, e devo prendergli il concime, ma il concime lo compriamo per il momento, allora, nel senso che produzione, punti vendita, dove lo possiamo piazzare? Da qualche parte qua credo possa andare più che bene. Perfetto, allora contiene 140 millilitri di concime, per cui possiamo anche farlo pieno. No, non ci sono problemi, tanto lo lasciamo qua, ci vorrà un bel po' prima che si riempia del tutto. Allora, non posso tenermi a raccogliere i sassi fino alla fine, perché raccogli i sassi lo restituisco. Perfetto, resta solo la seminatrice a noleggio, ma questa anche no, perché mi serve. Beh, io credo che la semina vada avanti off camera, che non c'è altro da fare, purtroppo, nel senso, sì, devo finirmi sta semina qua, poi ce n'è un'altra sul 62 che devo capire cosa fare, ma quella lì è piccolina, magari vado a seminarmi sorgo ancora, così recupero un bel po' di prodotto. Comunque qua bisogna vendere tutto, perché tanto per gli animali è ancora presto per il momento. Comunque io vi ringrazio per essere qui in mia compagnia, vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti, grazie, alla prossima, ciao ciao.